Fabiano Antoniani era tetraplegico, quindi paralizzato delle braccia, delle gambe e cieco ormai da quasi 3 anni, ed era una condizione nella quale magari altri avrebbero voluto fare altre scelte. Nessuno qui pone dei modelli, sono delle situazioni che vanno rispettate innanzitutto per quello che sono e per le scelte di chi le vive in prima persona. Vale la pena rischiare una condanna per un'idea? Io mi sono autodenunciato perché ritengo che ci sia una assunzione di responsabilità da rendere proprio rispetto e nei confronti delle persone malate, delle persone che soffrono. Perché autodenunciarsi? Perché è così importante questa battaglia? Perché bisogna fare chiarezza su quelli che sono i diritti delle persone malate terminali, cosa possono scegliere o cosa non possono scegliere, sulla base della legge, del codice penale, ma anche della Costituzione. In base alle sensazioni che ha avuto oggi, come pensa potrà continuare questo processo? Io mi limito a rispettare le decisioni che sono state prese finora e quelle che saranno prese. Cioè, è servito un processo per dare una spinta alla legge in qualche modo? Diciamo che il Parlamento italiano sono 32 anni che non riesce a decidere su proposte di legge in materia di fine vita. Io non voglio dire cosa è servito, cosa non è servito, posso solo sperare che questa volta ci si arrivi.